Uno dei primi lavori da informatico, così alla stregua, per tentare di cacciare un soldo oppure per farlo per obbligo pseudo-parentale, era la sistemazione delle tesi di laurea. Nell'epoca triste degli anni 90 e 2000, quando chi imperava maggiormente software proprietario che finiva per 98. E il bello di quel software era che appena uno superava le 20, le 30 pagine e se muoveva a sbagliare qualcosa, qualche paragrafo, magicamente tutte le immagini diventavano delle crocette rosse. Ed ora lì c'era l'aspirante tesista che dava de matto, pensava di dover rinunciare a fare la tesi, insomma. Quindi viene a chiamare esperto, o almeno il deputato tale, e a un certo punto ho scoperto che non ero un esperto per niente, perché ricadevo sempre nei soliti errori di utilizzo del programma. Cioè, già adesso quando propongo la videoscrittura, i ragazzi smaliziati che dicono cosa ho avuto che sia scrivere un testo, tutti buoni, allinea di qua, di là, su e giù. E noi si rende conto che attualmente siamo nel 2023, però se adesso faccio il discorso siamo nel 2023, vuoi che un programma non sia serio? Lo stesso dicasi anche negli anni 2000, perché già nel 2000 i programmi avevano tutte le varie caratteristiche per poter condurre seriamente e per poter disciplinare un testo. E partiamo un po' da distante. Volevo partire da qua con What you see is what you get. Mai sentita sta sigla? Sì, vero, buon dai. Perché non l'ho mai sentita, è un velo di nostalgia anche qua, perché effettivamente se penso al babbo che con il Commodore 64 faceva elaborazione testi, sarebbe stato impensabile pretendere con la risoluzione del Commodore di avere su video la reale apparenza di quello che succedeva in stampa. Va bene che anche le stampanti all'epoca non c'era niente di che trascendentale, quindi forse c'era più rispondenza. Ma in effetti la gente prima scriveva un qualcosa che era un codice e poi sperava che quel codice, immaginando intensamente scrivendo questo codice, venisse fuori un documento di tutte altre sembianze, insomma. E se penso al mio passato di utilizzo di framework 2, 3, robe dell'antichità, insomma, o altre cose, penso che realmente adesso per noi altri avere un editor WYSIWYG corrisponde a quello di avere un computer attaccato ad internet, cioè una cosa che è la normalità. Normalità fino a un certo punto comunque, perché ne basta fare così per scontrarci con quello che è effettivamente un linguaggio per scrivere dei testi, adesso è evoluto naturalmente con la tecnologia e gli aggiornamenti del caso, che poteva essere un'idea di come una volta uno si approcciava a scrivere dei testi, cioè essere costretto, siccome non poteva vedere cosa venire fuori, l'inserimento di codici estemporanei di volta in volta per allineare il testo, per metterlo in grassetto, in corsivo e tutte le varie opzioni. E adesso questa cosa qua, per esempio con l'HTML, vale la pena riflettere su questa cosa qua perché uno, impropriamente, quando comincia a scrivere l'HTML, struttura il testo. Struttura il testo vuol dire che non usa il computer come una macchina da scrivere, come il cattivo difetto che ancora oggi purtroppo il 95% delle persone fa. Ma vuol dire che quando dichiaro che quella scritta lì è un titolo sia per me che lo scrivo, ma è un titolo anche per il programma che comprende che quella frase fa parte della famiglia dei titoli, può raggrupparlo e può trattarlo e modificarlo in un certo modo. Tant'è vero che chi dismaliziato gestisce l'HTML presto fa fare il salto con i fogli di stile. Non a caso, foglio di stile svela, diciamo, l'argomento di stasera, diciamo. Se posso separare effettivamente il contenuto dalla cosmesi del contenuto, diciamo così, cioè cosa scrivo e come lo faccio apparire per renderlo più o meno bello o adatto in quel contesto, ecco che facendo un excursus asincrono di tutto quello che riguarda avanti e indietro descrizioni di linguaggi, questo possiamo portarlo indietro all'editing di testo. Dire la verità, di questa cosa qua io ho avuto un sentore di questa scrittura a codice usando un linguaggio, no, un linguaggio, un programma di videoscrittura proprietario WYSIWYG, cioè il WordPerfect, defunto purtroppo, pace l'anima sua,
in cui mi ricordo benissimo c'era una modalità codici che uno volendo apriva l'occorrenza e metà finestra sopra apriva il testo in WYSIWYG e sotto apriva i codici corrispondenti. E mania dell'epoca mia, una volta che scrivevo un testo, dopo aprivo modalità codici e pulivo tutte le varie cose che facevo in più, semplificandole, riducendole all'osso per prevenire cattive interpretazioni future o semplicemente sporcizie aggiunte in più. Ecco, stasera useremo i stili con LibreOffice, fermo restando che gli stili sono patrimonio di qualsiasi programma di videoscrittura. E col tempo però bisogna dire che nonostante le evoluzioni di LibreOffice, l'impianto in cui uno si approccia agli stili è rimasto sempre lo stesso, a differenza di altri programmi. Giusto per fare un po' di storia di LibreOffice, giusto per far scendere qualche lacrimuccia di nostalgia, bisogna pensare che negli anni 90 Linux peccava come client proprio perché non aveva nessun programma WYSIWYG per la stesura dei testi. Nell'ambito accademico esisteva LaTeX, altri compilatori, roba strana, l'HTML nelle sue primordiali versioni 3.2, già col 4 la gente pensava di sognare. A un certo punto questa ditta, la Star Division, ha prodotto lo StarOffice come software proprietario, con una licenza non libera, una ditta tedesca. E subito è stata una cosa che ha spalancato diverse opportunità perché era uno dei primi programmi che si poteva dire lo installi sia su Windows che su Linux che su Unix di casa Sun. Dalla Star Division è stato comprato dalla Sun Microsystem con l'obiettivo di farlo evolvere. Infatti, una delle prime cose che ha fatto la Sun Microsystem è quello di aprirlo e farlo diventare OpenOffice, di fatto. Infatti qua conta tante cose, openoffice.org, chiamato anche OpenOffice, è un prodotto discontinuo, cioè successore è LibreOffice, non è proprio il successore LibreOffice, però deriva, eccolo qua, è stata la versione open source del più anziano StarOffice che Sun Microsystem ha acquistato nel 1999. Ok. E cosa è successo? A un certo punto Sun Microsystem ha cessato di esistere perché è stata comprata dalla Oracle. Con le mosse che Oracle ha fatto su tutto quello che era il supporto dei software open source, ha deciso di fare alcune scelte politiche di impianto del processo e naturalmente, come tutti gli ambiti di software libero in cui il bisticcio a volte prevale sul buon senso, qualcuno ha detto no, non mi piace, allora lo faccio io. E stranamente, fatto il giro del mondo per l'America, siamo ritornati con eccolo qua, il LibreOffice, messo sotto un cappello che si chiama The Document Foundation. The Document Foundation è, torno qua, un'organizzazione no profit che, se non sbaglio, eccolo qua, sede centrale Berlino. Quindi StarOffice partito dalla Germania, andato oltreoceano, fatto le bizze, cambiato rondo a volte ed è ritornato qua. Adesso come adesso il riferimento effettivamente è LibreOffice che con le varie versioni, il suo sviluppo eccetera eccetera tiene in piedi tutto il progetto anche non più sotto l'ala di una ditta dal punto di vista commerciale che comunque faceva e ha sviluppato anzi se non ci fosse stata a suo tempo Sun Microsystem che avesse acquisito il prodotto non sarebbe stata fatta questa evoluzione. Per cui comunque plauso a certi tipi di iniziative e di ditte che comunque sempre hanno visto con un occhio di riguardo il mondo del software libero. Ok, vi è piaciuta la storiella all'inizio? Domande? Ok, apposta, apposta, apposta. LaTeX fa parte di un'altra parrocchia. È possibile avere una certa interoperabilità da uno all'altro, dall'uno all'altro, ma diciamo che il LaTeX potrebbe essere visto come un linguaggio sempre in cui ho marcatori e proprio visto come un obbligo di usare la mentalità del tipografo nel scrivere i testi. Questa famosa mentalità, grazie della Gangio, non avevo mai pensato a questa. Giusta questa mentalità dei tipografi svanisce improvvisamente con chi scrive i testi, perché quando vedo la signora, il segretario che scrive un testo, tutto fa tranne che agire con coscienza di quello che è l'utilizzo di un software di videoscrittura. Eccolo qua, qua l'ho installato sulla mia macchina, eccolo qua, LibreOffice Writer.
Ecco, questa è la classica interfaccia che ricorda software del passato, tipo l'Office 98 addirittura, con il Word 98, eccetera, eccetera, in cui la classica riga di menu, la riga con le operazioni sui file e poi basilari su quello che riguarda alcuni innesti, la seconda barra che è la barra delle formattazioni. Ecco, questa qua è la mia nemica. La mia nemica perché? Perché uno degli argomenti d'aggancio, perché pensate, io che di mestiere professore propongo questo argomento qua ai ragazzi di prima, poi lo ripropongo comunque in terza, anche in quinta, perché i ragazzi devono fare documenti più portosi, dicono ragazzi adesso guardiamo con la videoscrittura, loro mi dicono questa roba già fatta, ho fatto chissà che mega ricerche, cioè copia incolla alle scuole medie, e dico ragazzi guardate dove è il cursore, da qui, ecco, da qui fino a qui in fondo, ecco, vietato, non calpestate più, non usate più nessun pulsante, facciamo tutto lo stesso. Naturalmente bisogna creare l'espressione stupore. E giustamente dicono, ma come? Come è possibile? Tutta la nostra produzione, tutta la nostra sapienza nell'usare questo strumento è proprio concentrata in questi tasti che vanno da qui a lì e il professore mi dice di non usarli. Scherziamo. Eppure, ragazzi, la via del bene è proprio dimenticarsi di usare tutto quello che sta in questa forchetta. Ok? O di fatto, se uno deve fare la letterina da una pagina, uno può dire, ok, sacrifico la forma e le faccio comunque alla vecchia maniera. Però, se uno vuole dare proprio un'impronta, un imprinting, un modello di quello che è il nostro documento, al di là di quello che stiamo facendo adesso, ma di una serie di documenti, o se uno deve strutturare qualsiasi cosa che copra più di qualche dozzina di pagine, insomma, o uno usa gli stili o uno muore. Uno muore, perché mi ricordo, tornando al discorso iniziale, quando c'era da risistemare la tesi, allora innanzitutto chissà come mai tutte le tesi arrivavano che avevano un numero di pagine dispari. E già lì io dicevo, ma come fai ad avere un numero di pagine dispari? Fai le pagine bianche. E cosa vuoi, che siano multipli di 2? No. Cosa vuoi, multipli di 5? No. Guarda un multiple di 4, io facevo l'esempio del foglietto della chiesa che c'è, in cui si piega a metà, con un foglio piegato a metà hai quattro facciate, e bisogna di più facciate, un altro foglio altre 4. Quindi le pagine devono essere multiple di 4. Quindi queste pagine dispere, per farle diventare multiple di 4, uno sceglieva di, non so, far diventare i titoli tutti un po' più grandetti, allora la vecchia maniera prevedeva di passarsi a mano tutti i titoli, evidenzia, alza, evidenzia, alza. Uno perdeva mezz'ora a passare tutti i titoli per scoprire che quel punto in più gli è passato da 73 pagine a 75, non 74, quindi tutto da fare di nuovo. Allora uno lesinava, però tutti questi passaggi, oltre a perdere tempo, sicuramente uno dimenticava qualche titolo. Ne faceva dei cotte di crude, gli inciampava un attimo, faceva una pausa e poi ritornava. Insomma, il documento non era mai a posto. E anch'io inizialmente facevo così, a torto. Di per sé, quando qualcuno in questa sala mi ha proposto l'acquisto di un bel librettone così, con scritto OpenOffice 1.0, con tutti i manualazzi, e ho avuto il coraggio di cominciare a leggerlo e lì, stranamente, anche se mi aspettavo che fosse un manuale di tipo reference manual, mi serve, controllo e vedo, e invece era un manuale didattico che spiegava come scrivere con gli stili e mi diceva: se tu devi scrivere un titolo, perché non gli dici al programma che quello che stai scrivendo è un titolo? Una banalità bestiale, ma siccome la gente è abituata male, non lo fa, non lo fa. Allora io mi ero già preparato un testo non formattato, che volendo potete anche voi cercare su internet, eccolo qua, giusto per restare in tema, ho preso il documento dal sito new.org, guida rapida alla GPL versione 3, ok? Anche perché sappiamo benissimo, tanti testi, come li facciamo? Li scriviamo da zero? No, li prendiamo da qualche parte, facciamo un bel copia e incolla, naturalmente si può fare nei limiti del buon senso e della buona usanza di citare le fonti, la sitografia, la bibliografia, eccetera, eccetera. E quando uno fa copia e incolla, uno dei primi errori che fa qual è? Di fare copia e incolla e basta. Quindi, eccolo qua. Adesso non riesco a fare copia e incolla, facciamo così, per esempio. Copia. Facciamo un nuovo documento, eccolo qua, e fa un'incolla. Facendo questa operazione qua, vedete, il cursore gira, 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 però già un qualcosa che se il sito è stato fatto bene,
Di conseguenza anche il documento viene fatto bene. Si può vedere adesso naturalmente copo la pagina in maniera migliore. Io punto a questo paragrafo, vedo già che questo, per esempio, è già un titolo 2. Questo è un corpo del testo. Corpo del testo, titolo 3, corpo del testo, eccetera, eccetera. Sull'altro documento che io mi sono già copiato, invece, ho fatto una cosa un po' più brutta. Ho selezionato tutta la pagina di prima, ho fatto incolla speciale, testo non formattato. Incolla testo non formattato, che è una modalità che di solito io preferisco, perché allora ho il testo nudo, e adesso sta a me vestirlo bene con la modalità che io voglio. Allora, gli errori che si fa di solito se non si usano gli stili è quello di cominciare a scrivere subito sapendo che si usa già da subito lo stile sbagliato. Questo è un mio grande interrogativo, devo ancora capire perché chi fa i programmi di scrittura ti fa partire un documento con lo stile sbagliato. Allora, premiamo F11, il famoso F11 degli stili, compare sulla parte destra l'elenco dei stili a nostra disposizione. Secondo me, per capire e apprezzare bene la cosa, è bene che qua sotto sia scritto gerarchico. Mettendo la visualizzazione di tipo gerarchica, uno, tramite queste freccettine, apprezza proprio tutte le dinamiche che riguardano gli stili. E uno scopre che lo stile avo antenato di tutti gli altri stili si chiama proprio stile del paragrafo predefinito, che uno dice, se è l'avo più importante, sarà quello utilizzato di più. No, non dovremmo mai usarlo in teoria. Eppure invece è quello, noi ci troviamo gente che lavora sempre lo stesso stile, poi deve fare questo titolo qua, cosa fa? Fa in grassetto, centrato, aumenta così, fatto il titolo. Dopo il titolo non è tanto bello staccato, ecco, fa una delle cose più brutte in assolute, fa un invio in più, no, troppo grande, locale, via, metto da 12, boh, sì, dai, circa. Ecco, questo che ho appena fatto io ha un nome ben preciso, ricordatelo, si chiama formattazione diretta e non va mai fatta, se non, poi dirò quando, non ve lo dico subito. Se io voglio evitare questa formattazione diretta, lo strumento ci viene incontro, uno va nel menu formato e può fare la cancellazione di tutte le formattazioni dirette. Okay? In questo modo io tutto quello che è selezionato viene ricondotto allo stile a cui è abbinato. Allora, se non usiamo questo stile, che stile va usato? Ecco, lo stile da usare con tutti i paragrafi, adesso io faccio una cosa che si fa quando si ha dei documenti da sistemare, mentre se uno approccia dei documenti da scrivere da zero, l'approccio è leggermente diverso. Uno seleziona tutto, dove seleziona tutto qua, eccolo qua, CTRL A, e poi fa un doppio clic su corpo del testo. Adesso io ho abbinato forzosamente lo stile corpo del testo a tutti i paragrafi. Ecco, diciamo subito una roba, queste simpatiche iconucce qua riguardano stili di paragrafo, stili di carattere, stili di cornice, stili di pagina, stili di elenchi e stili di tabella. Ecco, di solito non sono mai andato oltre a fare stili di paragrafo e stili di pagina. Anche se stili di cornice uno ci arriva facilmente e le stili di tabella fa un'ottima estensione. Però se avanziamo tempo piuttosto estendiamo gli stili sulle presentazioni multimediali, su LibreOffice Impressa eventualmente, giusto per contraddire il titolo della serata. Ok, per venirne a capo, consiglio quando si risistema un testo di mettere in evidenza i caratteri non stampabili. Questa famosa TP cosa fa? Visualizza tramite dei segnalini in blu, ogni volta che io premo invio, ogni volta che io premo spazio, un puntino, eventualmente ogni volta che c'è un tab, per esempio, eccolo qua, la freccetta, ed eventualmente altri simboli che adesso non mi vengono in mente. Ok, regola numero uno, mai fare paragrafi vuoti, vietatissimi. Guai e guai. Quindi, nella prima opera che una persona fa, qual è? È un'opera combinata. Per non perdere il filo del discorso, uno, mentre toglie i paragrafi in più, liberi, quando vede che c'è un titolo, comincia già ad abbinare lo stile di titolo a questi paragrafi. Allora, per abbinarlo non occorre selezionare tutto il paragrafo, basta esserci semplicemente in mezzo.
Vedete che titolo è figlio di stile di paragrafo predefinito di fatto, però anche titolo non si usa mai. Dopo vedremo perché c'è un titolo. Di solito si usano uno dei figli di titolo, che possono essere titolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fino a 10 titoli diversi, un titolo analitico, un titolo principale, sottotitolo o altre cose. Direi che i fondamenti della GPL ci sta bene come titolo 1. Ok, osserviamo già una cosa interessante. Io mettendo titolo 1, già nello stile è previsto per esempio una spaziatura maggiore rispetto al paragrafo precedente, che già lì il documento diventa bello. Infatti, vedendo le facce di solito dei partecipanti a questa attività qua, quando si comincia a sistemare un documento, la prima cosa che si vede è la sorpresa in cui dice wow, è già bello il mio documento. Dopo in realtà uno ha ampi margini di miglioramento. Allora, queste cose qua sono bruttissime. Allora, questo è un elenco che non è stato capito bene come elenco. Devo semplicemente togliere perché spazio, 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 spazio è una delle cose più tristi che ci sia nella faccia della terra. Per adesso ci accontentiamo di prendere il contenuto e di farci un elenco. Decidiamo noi se puntato o numerato. Eventualmente dopo impariamo, oppure in autonomia, una volta che abbiamo scoperto stasera come divertirsi con gli stili e andare a sperimentare, sarà una cosa molto bella. Lasciamo qua e l'unica eccezione che posso dire è questo era corpo del testo. Qua c'è uno stile elenco. E posso manovrare qualcosa, posso fare brigare, lo provo dopo. Per adesso lo lascio così. Ok? Allora, Google Fogli, che ho usato anche ogni tanto, quando si tratta di portare documenti avanti e indietro con l'ODT, intanto ha tutto un suo sistema di stili, uno potrebbe perdersi. Automatismi fa sta roba qua, uno potrebbe pensare eventualmente a provare a fare a dei cercheri in piazza, cercando solo che la capo, però rischi di perderti qualche titolo per strada. Però ho sbagliato automatismi, nel senso che io seleziono, poi faccio CTRL-ALT-1 e mi viene il titolo 1 per Ah, può esempio. darsi, è che non ho mai provato, sinceramente. Penso proprio di sì, però sinceramente non lo so. E so che se uno vuole essere un po' più comodo può usare la tendina qua. Allora, accordi, eccolo qua, questo per esempio è un altro elenco puntato, va bene, lo mettiamo così. E andiamo avanti con la sua opera. Faccio notare una cosa già simpatica. Se uso il corpo del testo e non gli stili di pagina predefinito, faccio notare che quando io salto dei paragrafi, adesso vi faccio eventualmente in alto un pochettino di zoom, 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 lui già prevede tra un paragrafo e l'altro una spaziatura aggiuntiva. Quindi evitiamo di fare i famosi invii vuoti per fare spazietto bello. Anche perché quel spazietto bello, se uno non va a ridefinire un carattere più piccolo, è sempre troppo grande per non essere bello, quindi stride. Questa è una misura predefinita, lo scopo dello stile, adesso lo vedremo, è quello di dire manovro tutto io un colpo solo, di fatto. E quindi vado avanti così, purifico il mio documento, protezione del diritto di smanettare, eccolo qua, altro titolo 1, adesso può darsi che sbagli anche qualche salti qualche titolo, eccetera, eccetera. Maggiore protezione contro le minacce, eccolo qua, titolo 1. Eccolo qua, chiarire. Per esempio, qua riesco a individuare i titoli proprio perché è una riga singola con una riga vuota sotto. Ecco, questa roba qua di solito dico anche ai ragazzi a scuola che lo faccio un po' contro il mio interesse, perché se uno copia da un sito e non lo fa suo, si vede che ha fatto un copia e incolla. Se uno invece fa questa opera di purificazione, allora il trovare o almeno immaginare che non sia un contenuto proprio viene leggermente mascherata come faccenda.
Beh, siamo quasi arrivati 4 di 6, eccoli qua, ulteriori. Vedete che chiudo gli elenchi, se no divento fobico. Mi serve selezionare tutto il dito, non basta No, mettere basta stare un dentro, pennello. sì, perché è uno stile di paragrafo. Quindi io sono nel paragrafo, clicco su lì e in automatico io abbino lo stile a quel paragrafo. Ta 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 ta. Se premo il tasto sbagliato non fa niente. Una licenza globale, ecco sì. Punto in mezzo, non occorre selezionarlo tutto e il gioco è fatto. Naturalmente se io faccio una struttura qua, praticamente questo documento qua, è bene che abbia solo che titoli di livello 1. Se uno ha titoli, sottotitoli, uno magari comincia a chiamarli anche 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2. Se dopo vede che è troppo rigoroso come documento, può alleggerirlo, lavorare solo di stili, insomma, si diverte in maniera diversificata, non c'è nessun problema. Siamo arrivati in fondo praticamente senza colpo ferire. Il mio documento è da 6 pagine, quindi non è bello perché dovrebbe essere 4 a 8. La vedo dura allungarlo fino a 8, magari fino a 4 troppo piccolo, ma insomma vediamo pregi e difetti. Ok, adesso che abbiamo fatto la prima disciplina, beh, guida la grafica GPL, titolo principale di Brett Smith, sottotitolo. Questo facciamo finta che sia un titolo 2, eccolo qua, ci sta anche. GPL logo, poi metteremo eventualmente l'immagine. Questa pagina qua, questa righetta qua la tagliamo e la mettiamo in fondo con scritto titolo 1, fonti, eccolo qua. Avrete notato, adesso andiamo nella modalità, io faccio un documento ex novo, che quando io scrivo un qualcosa nel titolo 1 e batto invio, ha cambiato automaticamente stile, non è rimasto a continuare a fare righe in stile titolo 1. Questa è una delle prime caratteristiche belle degli stili. Io per ciascun stile decido quale sarà lo stile successivo. Andiamo nel dettaglio, per esempio, del titolo 1, come potrebbe essere un qualsiasi stile. Se vado dentro in cambia, ecco che nella gestione ho il nome, posso rinominarlo, ma insomma vi sconsiglio, e ho lo stile successivo. E poi indico anche il genitore di questo stile. Io posso anche cambiare le gerarchie, le genitrici tra tutte la faccenda, però insomma, quelli evidenziati sono già sufficienti per quello che devo fare io. Ecco che io posso avere, naturalmente, dopo il titolo 1, batto invio, diventa corpo del testo. Corpo del testo, invece, banalmente, quando uno batte invio, ha ancora corpo del testo, perché va avanti così. Boh, allora, le nuove generazioni, questo testo è già una bella cosa. Io dico invece, i vecchietti invece sono abituati a vedere il testo con l'allineamento giustificato. Ok? Alla vecchia maniera uno selezionava tutto, giustifica, spezzoni, se ne dimenticava un pezzo. Qua niente di più semplice che dire il mio stile corpo del testo, per cortesia, avrà un allineamento giustificato. Ok? E come per banale magia, tutti i paragrafi, in un colpo solo, diventano belli. A questo punto di solito, oh, stupore. Vabbè. Facciamo un'ulteriore considerazione. C'è qualche burlone che, imitando i libri, fa sto lavoro qua per i primi paragrafi, che è una delle peggiori cose che si possono fare, cioè fare il rientro è bellissimo, l'effetto grafico del rientro è bello, è che assolutamente non deve essere fatto con il tab, okay? Il tab e i tabulatori hanno tutto un altro scopo. Lo scopo di tab lo vediamo dopo con un esempio sulle intestazioni e i piedi pagina. Se uno vuole fare il famoso rientrino, che è tanto bello, e se vuole provarlo, soprattutto, no che uno fa tutto il documento per dopo decidere che magari non gli piace, per dopo doverlo ritogliere e poi dimenticarsene ancora altri in giro, ecco che gli basta pian pianino andare a vedere qua, per esempio, rientri e spaziature e dire, oh, io posso dire di un rientro in prima riga. Top.
gli metto mezzo pollice e un colpo solo, tutti i miei paragrafi si sistemano. Ma non considera l'elenco come prima? Cosa? Non considera l'elenco come prima? No. Questo uno può dire, ma se ho impostato stravaganza sul corpo del testo ed elenco è un figlio di corpo del testo, perché elenco non obbedisce? Beh, per lo stesso motivo per cui anche titolo non obbedisce allo stile del paragrafo e avanti così dicendo. Quando uno deriva un figlio di uno stile, può decidere cosa ereditare dello stile precedente e invece cosa variare, come personalizzare. Andiamo sul titolo, per esempio. Ecco, titolo come stile a parte è comodo perché uno decide lo stile del titolo e in cascata castiga di conseguenza tutti gli altri titoli. Io scopro, per esempio, che quando io ho la finestra della scelta dello stile di paragrafo, qui ho ripristina, applica, standard, annulla e ok. Lo standard vuol dire proprio no. Se hai fatto un cambiamento che non è conforme al padre, ritorna a essere collegato alle vecchie usanze del genitore. Nel momento in cui, per esempio, anch'io nell'allineamento ho fatto giustificato per il corpo del testo, ecco, io sono andato fuori dall'eredità del predecessore. Ecco perché devo di solito essere poco impulsivo. Non è che se io voglio uno stile diverso del titolo vado a modificarmi direttamente appendice, dico, attenzione, com'è strutturato? Mi conviene cambiare il tipo di carattere del titolo principale o vale la pena dire il titolo lo cambio qua e di conseguenza vengono cambiati tutti? Vale la pena, adesso provo a cambiare il titolo, per esempio, cambio tipo di carattere. Allora, vediamo se becco un carattere che non sia, eccolo qua, Were with Gothic, eccolo qua, cambio solo quel tipo di carattere al titolo, di conseguenza faccio notare che tutti i figli di titolo che hanno deciso di ereditare il tipo di carattere si sono adeguati in un colpo solo, quindi non devo neanche lì a dire seleziono tutti i titoli, cambio i caratteri, è bello o non è bello, sono già tutti a posto in un colpo solo. Triste, eh? Così, neanche gusto. E invece è una gran bella cosa, insomma, perché diamo significato alla cosa, diciamo, è un titolo, gli altri titoli li facciamo così, ben venga, ben venga, ben venga. Allora, un'altra cosa che uno potrebbe dire personalizziamo o non personalizziamo è non farsi prendere troppo la mano e dire, ok, quando io mi faccio un documento, che è il mio documento con tutte queste personalizzazioni di stili, vale la pena che lo utilizzi anche per futuri documenti? Uno di solito dice sì, che bello, voglio farlo. Cosa fa? Se lo salva da qualche parte con scritto template o basi di cui usare .odt. Dopo immancabilmente qualcuno va lì a editare, ci mette il documento nuovo, lo smadonna, che niente da fare. E c'è il trucco che è di una banalità disarmante. Adesso io per esempio qua faccio salvo con nome e ci metto intro GPLV3, eccolo qua, e lo salvo così come documento. In realtà, se volevo salvarlo come template, potevo semplicemente dirgli non di salvarlo come documento di testo, ma come modello di documento di testo ODF, cioè .ott. Quanti hanno usato gli OTT? È come una volta se facevi .doc e .dot. Che uno diceva punto punto dot dot, cosa vuol dire? Vabbè, lasciamo stare. E non è che dentro il formato ci siano delle differenze tra questi formati uguali, cambia semplicemente l'estensione. Tant'è vero che uno potrebbe andare da file manager, dargli dei comando, rinominare il file da ODT a OTT, fa lo stesso il modello. Il bello di avere un modello, che allora adesso io lo chiamo per esempio modello, anzi lo chiamo underscore modello, così alfabeticamente so che magari mi fuori all'inizio. Il bello è che quando io andrò a caricarmi questo modello, adesso ho sbagliato perché l'ho salvato sempre come ODT, allora io posso fare la maniera sbagliata, ok? Fare la maniera sbagliata, dov'è qua il mio modello.odt,
modello.ott. Ok, giusto per dimostrare che dentro il formato non succede assolutamente niente. Quando io carico il mio modello, cosa succede? Se io faccio salva adesso, mi ha salvato. No, c'è qualcosa che non va. No, no. Vuoi dirmi che da questa versione in poi hanno deciso di fare le robe fatte bene? Hanno variato l'interno, tant'è vero che adesso la differenza è scritta anche dentro il file, sarebbe una bella scoperta anche per me, di cui ringrazio il mondo perché mi risolverebbe tante altre cose. Facciamo la prova adesso, perché in teoria quando io carico un modello, eccolo qua, io carico il documento, vi faccio notare però che in cima c'è scritto senza nome. Per cui l'utente che adesso lo salva non può inavvertitamente sovrascriverlo, gli viene invitato a scrivere un altro nome. Questa è una piccola scemenza, una robetta semplice semplice, ma nella gestione documentale spiccia vi salva i documenti. Basta prendere i quattro modelli, si fa i OTT nel posto giusto e sta sicuro che chi li brinca e li apre subito li salva con altro nome, se li salva. Non si può salvare gli stili file definiti nel programma. Allora, questa è un'ottima domanda, infatti uno dice, ma sti stili alla fine dove vanno a finire? Come sono? Sono patrimonio del documento stesso? Sono documenti di tutto il programma? Allora, volendo uno può gestire e decidere la cosa. Tuttavia, facendo questo tipo di operazioni così semplici, gli stili restano abbinati al documento e non al programma. E secondo me vale la pena che sia così. Perché uno altrimenti dovrebbe produrre solo documenti con quegli stili. Quella volta che deve distaccarsi un attimo da quello stile perché invece di fare la brochure, fa la dispensa, deve ogni volta rivoluzionare tutto. Per cui, a mio giudizio, va bene che gli stili siano legati al documento. Dopo, naturalmente, dipende come uno ragiona. Per Per collegare invece il programma c'è maniera? Io collegare il programma, faccio sempre documenti uguali. sì, vale la pena fare il modello. Uno fa il modello, uno pesca dal modello, ha già tutto impostato e comincia a lavorarci sopra. Perché uno rischia dopo, se uno li fa a livello programma, uno potrebbe dire che bello, io aggiorno a livello programma, mi ripesco i documenti vecchi e sono già col nuovo design. Se gli stili sono legati al programma e non al documento. Io pesco un vecchio documento che ho scritto tempo fa, adesso che ho aggiornato gli stili, svecchio il mio documento. Beh, stare attenti perché se io cambio delle dimensioni e roba del genere, rischio che l'impaginazione, il mio documento mi salti da 8 a 9 pagine e quindi rischio di dover andare a sovraccaricare un lavoro ulteriore su qualcosa che ho già fatto. Vale la pena piuttosto, se uno vuole svecchiare un documento, fare un seleziona tutto copia, andare sul nuovo modello che ha fatto e fare un incolla. Avendo steso titoli, sottotitoli, titoli principali in maniera corretta, l'export sarà perfetto, l'ambientazione dei nuovi stili ci sarà, uno è consapevole dell'operazione di svecchiamento e sa quindi che deve anche controllare quelle criticità che possono essere nei salti delle pagine, in tutte quelle cosette descritte che si espandono, che potrebbero fare la differenza, insomma. L'esempio di prima che hai copiato e aver tenuto la formattazione del sito, diciamo, delle pagine del sito, devi prima fare un incolla togliendo la formattazione e poi tu copia da lì e lo incolli su un foglio con stile Facciamo un oppure esempio. direttamente lo butti dentro. Allora, se io copio tutto questo, per esempio, io me lo copio tutto adesso, questo documento qua, e faccio copia. Adesso devo incollarlo come formattato. Io apro un documento nuovo e questo documento nuovo, eccolo qua, avrà gli stili soliti, quelli che abbiamo visto all'inizio. Io faccio incolla, lui mi rispetta i nomi degli stili, però mi mette gli stili precedenti. Se invece di essere vecchi, questi qua fossero stati nuovi, perché hanno lo stesso nome, sì. Infatti, una delle brutte cose e uno dei motivi per cui si combatte sempre con l'interoperabilità dei programmi è perché la gente non usa bene gli stili. Perché tutto sommato, se io importo un documento.doc, LibreOffice nel suo modulo di import, mappa già i consueti stili che usa il programma, il Word, per poterli fare corrispondere correttamente con gli stili suoi.
Quindi, a meno di qualche piccola eccezione, questa corrispondenza c'è e anche viceversa. Se la gente scrivesse bene con gli stili documenti in LibreOffice, in Word o con qualsiasi programma, il passaggio da un programma all'altro, questo modo di input, sarebbe molto più indolore rispetto a quello che invece che adesso, in cui succede un picasso dei documenti, insomma. Per cui sarebbe un bene a livello globale. Ok, io questo lo abbandono e torniamo al nostro guida rapida così. Ok, cosa dire? Eventuali abbellimenti che vale la pena fare è pensare un po' alla tipografica. Cosa vuol dire pensare alla tipografica? Vuol dire innanzitutto avere coscienza di cosa si sta usando, perché come che per le apparecchiature audio, per esempio, faccio sempre questo esempio qua. Uno ha un mixer che ha tutti gli indicatori in decibel, tutte quelle cose lì che un elettronico sa bene cosa usa il mixer audio, però l'elettronico dimentica che il mixer audio poi lo usa l'artista, che a volte dice, boh, regolo il volume, ma non ho mai capito perché in fondo c'è scritto meno infinito su un cursore, per esempio. Lo stesso può riguardare anche i programmi di videoscrittura. Io manovro, però senza avere quelle condizioni, quelle cognizioni, quelle piccole conoscenze base di tipografia. La prima cognizione base di tipografia è questo, 12 punti. Qua basta domandare ai studenti cos'è 12 punti e loro ti sparano le cose più disparate. Uno dice sono 12 mm, ma no, è un centimetro, due è troppo grande. Uno dice 12 pixel e io dico ok, così ho il monitor più bello, le scritte vengono più piccole, le stampe vengono fuori più piccole. No? Allora, purtroppo la tipografia si è conquistata. No, è stata conquistata a suo tempo dal mondo anglosassone e il punto è un'unità di misura assoluta di tipo, beh, imperiale. Un punto è un dodicesimo di pica, con la P, dico sempre ragazzi, mi raccomando. La pica è un ottavo, un sesto, no, un sesto di pollice. Quindi, di conseguenza, un punto è un 72esimo di pollice. Se il pollice è 2,56, ragazzi, decollati. Fatto sta che, insomma, però questo ci dà una garanzia, perché vuol dire che se io dico 12 punti, io ho una garanzia che poi misuro ed effettivamente è un certo tipo di grandezza. Se io voglio una scritona, un manifesto con le scritte da 5 centimetri, con gli opportuni calcoli riesco a farla al primo colpo, non come fanno adesso le persone, faccio così, provo, stampa, misuro, no, di più, e intanto i deforesta mezza Amazzonia. Dopo, attenzione, anche dire 12 punti, a cosa corrisponde 12 punti? Un altro concetto tipografico riguarda la famosa interlinea. Cos'è l'interlinea? È lo spazietto che sta dalla base della riga alla base della seconda. Ma quando io misuro, devo tener conto dei caratteri che sono normali, gli ascendenti, i discendenti, per esempio, le maiuscole di solito, nu, questa qua, questa G qua, per esempio, è un maiuscolo a dimensione piena ascendente. La D, pur essendo minuscola, è a dimensione piena anch'essa. La P è a dimensione piena ma in discendenza. Certi caratteri, la F, vediamo se ne becco una qua. Oh, quando che te sei qui. Ecco, questa F, per esempio, è solo che ascendente. Però alcuni tipi di caratteri vi fanno la F che è sia ascendente che discendente. Quindi, allora, questi 12 come li misuro? Ecco, uno basta che vada a vedersi gli appunti di informatica libera, gli hai spiegato benissimo come funziona, complimenti a Giacomini quella volta che li ha scritti, ed è a posto per conoscere questa cosa qua. E altri elementi tipografici che bisogna conoscere riguarda il maiuscolo e il minuscolo, però non esiste solo che il maiuscolo e il minuscolo. Per esempio, il maiuscoletto, quanti di voi sanno cos'è il maiuscoletto? Ti, perché ti ho detto. No, perché devo parlare. Allora, se uno pensa ai caratteri in cirillici, per esempio, il cirillico è caduto in disuso il minuscolo. Il minuscolo del cirillico si fa con la dimensione del carattere, usando i caratteri maiuscolo. Quindi, adesso fatto qui i caratteri qui latini, se io faccio per esempio, esageriamo. Facciamo che tutti i titoli li voglio in maiuscoletto. Eccoli qua, effetti del carattere,
effetto dovrebbe essere qua, maiuscoletto. Questo è l'effetto del maiuscoletto. Le maiuscole sono la lunghezza piena e le minuscole sono la lunghezza, la grandezza singole. Addirittura facendo diventare compatto quello che prima poteva essere ascendente o discendente. Faccio notare che alcune stampanti a 9 aghi del passato addirittura non supportavano i caratteri discendenti. Non so se ricordate che brutte che una volta venivano fuori le G e le P, che venivano fuori sospese a mezz'aria, uno confondeva i 9 con le G. Giusto per dire, oppure alcune stampanti sempre ad impatto, le stampanti ad aghi, se una riga uno osava scrivere un carattere discendente, lo scopriva perché la stampante faceva crrrr, e dopo crrrr, faceva anche la mezza righetta per le discendenze. Ok, dopo altre cose da sapere. Di solito questo documento ha per esempio i margini da 2 centimetri. Se voi beccate un modello scritto dagli americani col foglio lettere invece che la 4, perché loro adesso sono diversi, di solito i margini lo hanno sul pollice loro, o sul mezzo pollice, per esempio. Uno scopre, per esempio, che queste piccole tacchette poste sul righello sopra, che sono le tabulazioni di default, sono tutte ogni mezzo pollice. Quella è un'eredità che ci siamo portati dal passato. È un'impostazione che si può cambiare con l'aria, Sì, quindi si può cambiare tutto, è che di solito nasci con questa convenzione che deriva proprio dal mondo tipografico. Allora, qui abbiamo un classico caso di vedove e orfane. Uno dice cosa c'entra le vedove e orfane? Anche quello è un gergo di tipo tipografico che si può gestire con gli stili. Allora, qui c'è lo spazio eventualmente per farci stare sta riga qua, vero? Sì. Adesso non occorre andare lì con il righello, con la stadia, con la metro, con il teodolite, ma insomma c'è lo spazio. È che se io uso gli stili e effettivamente il corpo del testo, su uno dei tanti paragrafi che adesso non so dove racimolare, però so che si può mettere mano, uno può dire, attenzione, se io vado a finire un paragrafo con solo una parola o pochi elementi di una riga, genero una orfana e quindi fagli compagnia facendo discendere una riga ulteriore che gli faccia da mamma e quindi vada a creare un corpo piacevole, non solo con scritto qua e dopo tivolizzazione e basta, a pagina successiva addirittura. Gestione vedere orfane di solito si fa nei cambi pagine. Lo stesso dicasi, adesso qua forse non becco nessun esempio, vediamo se c'è, provo a provocarlo io, una cosa, eccolo qua. La vedova in questo caso è il titolo. Protezione del diritto di smanettare ci sta benissimo qua, ma quante volte abbiamo detto che è brutto il titolo qua e poi il contenuto comincia a pagina dopo? Ecco, cosa sei là? È un paragrafo sganciato dal successivo. Paragrafo sganciato, e la vedova quella sia? Sì, Quella perché c'è lo del... stesso paragrafo. Esatto, ecco, sempre sbagliato, benissimo, adesso è una cosa nuova, serve fare i talk per imparare. La vedova, la riga singola o le righe, o le poche righe all'inizio di un paragrafo sottovoce, staccato dal resto. Cioè, se questo fosse stato da solo all'inizio, sarebbe stata la vedova. Esatto, vedova del titolo che gli fa da Titolo marito. è comunque agganciato al paragrafo Sì. dopo. C'è un altro comando che se dopo il titolo non c'è niente, il titolo finisce a pagina nuova insieme al resto del testo. Esatto. Vedete che qua, per esempio, lo spazio perché era già calcolato. Io, senza essere esperto, senza sapere se chiama vedova, orfano, paraffi, eccetera, eccetera, lui gestisce la cosa tipograficamente in maniera corretta. Non so se si può definire anche il numero di righe per Sì, se puoi far considerare tutto. vedove e orfane. È che di solito il default. Ecco, una cosa che per esempio a me non piace degli stili di default, ma insomma, qui andiamo sul soggettivo. Per esempio, lo spazio al di sopra del titolo, secondo me, forse è un po' eccessivo. Si può regolare, uno va qui nel titolo e scopre che di solito per tutti i titoli, nei rientri e spaziature, sopra il paragrafo 042 e sotto il paragrafo 021. Ecco, io di solito metto una... Cos'è? Ormai c'è niente di Ormai c'è niente di Perché sta roba qua invece dipende dal settaggio di sistema. Cioè, sono quelle cose un po' strane, ibride. Cioè, noi in Italia andiamo a prendere il televisore in pollici. Se
Se andiamo in Francia sono centimetri più francesi a toccarli. Per cui la localizzazione italiana prevede un po' più una disposizione ibrida in cui la dimensione del carattere te la lascia comunque in punti, perché ormai l'italiano la gestisce così, anche se poi abbiamo capito che non sa cos'è un punto tipografico. Mentre gli altri settaggi li mette in centimetri perché effettivamente anche sono anche un po' più immediati. Di fatto uno con la dimensione, se qua uno metteva centimetri o millimetri, uno ipotizzava effettivamente la consistenza di questa misura. Per cui il punto ha un effetto deleterio sulla comprensione della cosa, però in Italia l'usanza vuole così. Di solito le localizzazioni non sono mai complete o radicali, almeno di inglesi e di americani che lo mettono tutto così. Io ho regolato quell'altezza lì e vedo per esempio che già mi è cambiato anche il finale del mio testo, che ho quasi raggiunto la totalità della pagina 6. Adesso mi basta ritoccare qualche altra cosa, qualcosa di più fantasmagorico, eccetera, eccetera. Da 6 faccio diventare 7 e 8 e sono a posto. Uno potrebbe pensare di fare una pagina anche di copertina. Adesso infatti vedremo il piccolo passaggio, gli stili delle pagine. Prima volevo mostrarvi alcune cose che secondo me vale la pena inquadrare. Per esempio, vale la pena nei titoli valutare eventualmente bordature non troppo pesanti, perché subito i ragazzi dicono: "Oh, che bello, facciamo una roba modesta e morigerata, una bella patacca viola". Ok? Sì, d'effetto, sì, però insomma, pesantina la questione è. Uno può fare una cosa anche un po' più tranquillo. Vediamo qua, per esempio, vediamo di farci male. Una sfumatura con una bordatura fatta solo che sotto, ma in stile tratteggio medio. Eccolo qua, vediamo l'effetto che fa. Insomma, potrebbe essere una cosa anche simpatica da vedere. Adesso non ho usato chissà quante varianti del che, il come e il cosa. Uno potrebbe pensare di mettere, dire: "No, a me non piace più questo paragrafo, cioè il documento con carattere con grazie", cioè questo è un tipo serif. Uno valuta eventualmente di dire il tipo di carattere, ecco che invece del serif provo a usare il corrispettivo sans, quello che tutto il mondo purtroppo chiama Arial. Ci siamo? Strano che il politically correct non sia ancora arrivato sull'Arial, che in teoria. Vabbè. Ecco che io, senza colpo ferire, comunque ho modificato tutto il mio documento alternando correttamente. Io potrei dire: "No, e invece voglio i titoli che non siano più in sans, ma che siano tipo serif o qualcosa di simile". Vediamo qua se riusciamo a fare qualcosa di orribile. Eccolo qua. Beh, insomma, ha il suo perché. Ha il suo perché. E comunque tornare indietro non ti fa spendere valanghe del tempo, due clic e uno cambia radicalmente. E tornando all'argomento di prima, ecco che i ragazzi dicono: "Sì, così copiate più in fretta, poi fate copia e incolla", poi con gli stili rivoluzionare il testo, sembra che l'editore sia totalmente un altro, ma poi comunque i mezzi per fare le robe lì, insomma, sì, ci sono per capire di abbinare la corretta farina a ciascuno. Ecco, la cosa che può essere utile per dei documenti che magari sono da una pagina, beh, questa è una roba bruttissima, ok? Documenti su una pagina e con questo volevo entrare nell'argomento anche dei tabulatori, la gestione delle firme, ok? Di solito uno può prevedere che in fondo ci sia lo spazio per una o due firme. Allora, qua esiste già uno stile di tipo firma, anche se è del tutto, non diciamo inadeguato, però insomma è la firma così, semplice, fatta alla sinistra del documento. Se uno vuole fare una firma intesa come la firma con sotto la lineetta, come che fosse un verbale, uno potrebbe pensare di elaborare questa cosa in maniera un po' più dettagliata. E con questo
volevo proprio fare il punto sui tabulatori. Allora, le tabulazioni, i tabulatori, da tabulare vuol dire rendere tabella qualcosa che normalmente non è una tabella. Sulle macchine da scrivere c'era le funzioni dei numeri in modo che lui allineasse e mangiasse i primi caratteri. Se uno doveva scrivere 10.000, col tabulatore di 10.000 mangiava 5 caratteri, qui il tabulatore di 1.000 ne mangiava 6, così man mano che scriveva automaticamente imbandierava i numeri a destra per quella colonna, per esempio. Allora, siamo qua, andiamo sulle tabulazioni. Per esempio, questo stile non prevede nessuna tabulazione di tipo diverso, extra. Io posso benissimo pensare, ho una larghezza complessiva che va da 0 a 17. Ok, io potrei fissare una firma da mettere centrata, quindi decido un tabulatore centrato al centimetro numero 4, e sempre centrato al 17-4, al 13. No, 413, ok? Al 100. Ecco, purtroppo secondo me l'interfaccia qui ha ampi margini di miglioramento, perché così la semplice lista di tabulatori, e se uno clicca allora vede che tabulatore è migliorabile, presto farebbero fare un simboletto, un qualcosa, un eccetera. Quindi secondo me potrebbe essere, uno deve capire cosa sta facendo, spero che questa occasione sia buona. In questo modo io, vedete che adesso se sono in un paragrafo che è di tipo firma, non ho più quelle lineette ogni mezzo pollice, ma ho questi due pilastrini che sono i tabulatori obbligati. Dopo il secondo tabulatore obbligato, comunque continuano i tabulatori standard. Alla vecchia maniera uno prendeva i tabulatori da qua e li trascinava nel posto giusto. Ecco, quella lì equivale alla formattazione diretta, che per noi per adesso è veleno non fare mai. Uno può dire la firma viene staccata dal testo, quindi è brutto che fare il paragrafo vuoto in più famoso di prima. Niente, allora magari uno investe e nella firma prevede anche effettivamente una spaziatura sopra il paragrafo abbondante e anche un'abbondanza anche sotto, e vi spiego perché adesso, perché di solito... Ecco che qui io ho qui il mio paragrafo firma, io con il primo tab aggancio il primo tabulatore, col secondo tab aggancio il secondo tabulatore, vedete che mano a mano che scrivo lui inquadra centrato con quel tabulatore, faccio invio e faccio la linea, che non ho più il problema un po' di qua, un po' di là, in seconda della lunghezza del nome, avrò cura semplicemente che sia uguale, adesso ho fallito miseramente, devo capire perché, troppo lunghe. Già c'è un tab in più. C'è un tab, no, c'è un tab in più. C'è un tab, no, perché sennò mi toccherebbe il bordo. Ecco, una cosa qua non va bene, c'è troppa spaziatura, perché? Andiamo a capire perché. Perché attenzione, non ho selezionato non aggiungere spazi tra i paragrafi dello stesso stile. Se io continuo qua altre cose sotto, adesso mi resta in firma, devo commutare a mano nello stile del corpo del testo, io cambio, lui prevede che ci sia spaziatura da mezzo centimetro e qui continuo con ulteriore testo se necessario. Magari scrivo giusto e il gioco è fatto. Questo per esempio è la personalizzazione della firma. Uno potrebbe dire i miei documenti super riservati, super roba del genere, la firma voglio che sia con una matrice sotto che non sia anticontraffazione. La facciamo. Qua mettiamo il area, mettiamo un motivo. Un tratteggio, beh, cerchiamo di farci male nel peggior modo possibile. No, lo facciamo rosetta, eccolo qua. Qua posso addirittura editarlo. Mi fa una roba oscena. Facciamo una robetta un po' più morigerata, se no diventa una roba. Eccolo qua, tipo linea
Barrata, sì, perfetto. L'angolo, colore invece che sto verde qua, facciamo un verde un po' più tenue. Ecco che uno definisce l'area ed ecco che qua sotto uno c'è il motivo anticontraffazione della firma. Io con questo qua ho fatto biglietti di Assagra per i buoni dello stand gastronomico per squadra di calcetto. E naturalmente uno poi decide cosa fare, però insomma senza fare sovrapposizioni con immagini già fatte che poi scappano in giro, eccetera, eccetera, uno lo gestisce direttamente a livello stile, qua dice no, io voglio una spaziatura che sia un po' più granulata, vediamo qua, per esempio, no, 2 mm, secondo me 2 mm rende giustizia, sì, direi di sì, ok? Ci sta. Faccio notare che quando io voglio una riga di intestazione piedi pagina, di solito a questi elementi sono già assegnati, anche qua, le altre introduzioni dopo, sono già assegnati degli stili, che adesso vedremo proprio il dettaglio, la facilità di gestione. Quindi io posso dire, va bene, io voglio una intestazione piedi pagina. Voglio un piedi pagina in stile predefinito, mi posiziono qua sotto, in automatico lui si è selezionato lo stile piedi pagina, vi faccio notare che il mio stile piedi pagina è fatto per avere già due tabulatori, nessuno, comincio a scrivere qua, uno centrale di tipo centrato e uno a destra di tipo destro. Per cui qua scrivo Claudio Brazzale, qua posso fare inserisco numero di pagina, l'elemento con lo sfondo grigiolino vuol dire un testo non controllato dall'utente, lui si arrangia per il fatto che qui sia 3, qua sia 4 e avanti così di successivo. Ho visto ancora persone che scrivono 3 e hanno tutto 3 su tutto il documento e poi avevano ragione. Premo tab un'altra volta, vado in fondo e breve sunto su GPL V3 e vedete che lui ha già imbandierato la cosa giusta. Ecco, l'unica cosa da stare un po' attenti è che se io non voglio una larghezza complessiva del 17 ma decido di fare 18, ecco, questi tabulatori qua vanno aggiustati a livello stile, non si sistemano da soli. Quindi l'unica evenienza da fare. Ecco, giusto per mostrarvi come sia semplice fare un documento che sia presentabile subito, potrei decidere anche di smanettare un po' anche qui sul piedi pagina. Il piedi pagina. Allora, consiglio spensierato, poi entriamo sempre nell'ambito del soggettivo, eh? Però un bordin sopra. Però un tipo di carattere diverso da quello del testo fa il suo e magari lo fa anche se io lo calo leggermente di dimensione. Ok? Questo è un piccolo esempio. Perché in questo caso mio, mettendo la riga sopra, l'effetto visivo dell'occupazione della riga non è più la riga senza niente, è la riga più la righetta sopra. Per quello, insomma, ho questo piccolo aggiustamento che potrebbe essere semplicemente un fattore ottico. Beh, direi che ormai è tempo che noi andiamo in anteprima di stampa. E qua, vedendo il documento, uno pensa, wow, ma sul serio l'ho fatto io. Perché partendo da un testo grezzo con le vecchie usanze dei cancelli a paramena, giustificati che scappano, sembra quasi che sia stato fatto serio una roba del genere, insomma. Ok? Addirittura qua sembra i contratti delle assicurazioni. Ok, ci siamo, con tutte le sue righette fatte per bene, per bene. Ecco, sia in fase di anteprima che in fase di editing, non so se avete mai fatto caso a queste tre iconcine qua simpatiche. Chi è che non ha mai fatto caso? Beh, la pagina singola, dove è andata? Maledetta, no, non mi lascia, vista libro. Come mai non mi collabora qua? Facciamo la chiusura dell'anteprima, eccolo qua. In editing normale, per esempio, io posso decidere se avere la pagina singola che va giù, avere le pagine conseguenti, partendo dalla prima, che però non sarebbe l'ordine giusto, perché se io invece faccio questa ultima opzione, io riesco finalmente a avere possesso di un'altra conoscenza di tipo tipografica.
le pagine pari e le pagine dispari. Che uno dice, le pagine pari sono quelle con i numeri pari, le pagine dispari, sì, va bene, gli dico, ma tu apri un libro, la pagina di qua è pari e dispari, e alla fine uno apre il libro e scopre che a destra ci sono le pagine dispari e a sinistra ci sono le pari, perché effettivamente poi se io piego un libro, la prima pagina che incontro è questa, a meno che non sia il manga giapponese che lo sfoglio storto, quindi scopro che le mie 7 pagine adesso. Ecco, vi faccio notare che io solo inserendo il piedipagina ho rosicchiato dall'area utile ulteriore spazio e quindi il testo si è propagato e sto pian pianino riempiendo anche la settima pagina. Ok? E quindi vedo che io finirei con la settima pagina e lascerei un'ulteriore pagina bianca alla fine. Adesso vi faccio vedere una cosa, anche questa è un po' pazzarella. Beh, metto in modalità pagina singola, inserisco un'intestazione. Riga di intestazione, eccola qua. Anche qui lo stile dell'intestazione prevede anch'esso nessun tabulatore, tabulatore centrale al centro e destro a destra, in modo che qua posso scrivere documento a uso generico, non so che cavolo scrivere, va bene, qua potrei salvare. Ecco, vi faccio vedere una cosa che è figlia del fatto che io sto usando gli stili. Io prima ho fatto inserisci il numero della pagina, vero? Non è l'unico campo, così si chiamano, che si può inserire. Qui per esempio, vedete, ci sono già dei campi i più utilizzati, il numero di pagine, il conteggio delle pagine, quindi fare 1 su 7, 2 su 7, 3 su 7. La data, l'orario, il titolo. Metto il titolo. Oh, dove ho messo il titolo? Inserisci, comando di campo, titolo. No, c'è qualcosa che non va. Titolo, no, 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 non volevo inserire, no, non è il titolo quello che voglio inserire, l'ho scoperto. Comando di campo. Sì, è finestra riepilogativa del documento. Quello che volevo usare io allora era altri campi. Vado qua su altri campi. Capitolo, nome del capitolo. Inserisci. Esatto, eccolo qua. Cosa viene scritto? Ecco, viene scritto l'ultimo titolo che compare. In automatico, adesso qui non sono adatti allo scopo. Vedete che questo articolo è disponibile anche nei formati, è proprio questo titolo qui. Se io questo invece di metterlo di tipo titolo, che non sarebbe stato tanto titolo, lo avessi messo di tipo stile corpo del testo, vedete che in automatico lui adegua e qua mette come titolo il primo titolo che non sia un titolo principale che lui incontra. In modo che come riferimento. Io qua continuo a mantenere questo, da questo qua in poi, protezione del diritto, lui mette sempre il titolo più vicino della pagina. Se uno è consapevole però deve fare i titoli in modo che siano consoni a questo tipo di utilizzo, se no vengono fuori questi macelli qua che non sono proprio la cosa, soprattutto questo, che non ha senso, insomma. Però, tutto sommato, ci stiamo avvicinando alle 8 pagine. Beh, no, però togliamo sta roba qua. Forse ne avevo inseriti due, forse era per quello che era lungo, sì. Però uno potrebbe decidere di inserire un qualsiasi altro comando di campo. Questi comandi di campo non è che io posso metterli solo ed esclusivamente all'interno dell'intestazione per di pagina, posso usarli ovunque. Però diciamo che qui possono avere una caratterizzazione un po' particolare, soprattutto variabile, insomma. No, mettiamo per esempio la data. Se io sto documento qua, lui lo apro domani, viene fuori la data di domani. E avanti così. Anche qua volendo, potrei pensare all'intestazione, posso renderla omogenea con il piedi pagina, quindi posso scegliere il carattere leggermente variato con un cambio di carattere e anche qui il bordino invece che sopra lo mettiamo sotto, vediamo cosa succede. Eccolo qua.
andiamo in anteprima, giusto per vedere le complessità del suo documento, ecco, questo fa già la sua bella figuretta, anche se sono 7 pagine e non 8, come vorremmo noi. Però adesso con l'ottava cerchiamo di arrivarci in qualche modo, perché uno può pensare, voglio fare la copertina, la famosa copertina. Intanto uno dice, ok, la copertina è la copertina, però in copertina non voglio la riga di intestazione, non voglio il piedi pagina. Quanti di voi hanno lottato perciò? Invano? Nessuno? Vinto? Come hai fatto a vincere? No, adesso vediamo. Esatto. Uno dei trucchi che usano i vecchi redattori di file è che la tesi veniva scritta, praticamente ogni capitolo era un file, la copertina era un altro file, ogni elemento strano, assurdo era un file a parte. Dopo riuscire a far cominciare le pagine giuste, c'era chi ci riusciva, c'erano delle stamperie che offrivano l'applicazione del numero di pagina a parte, questo me lo ricordo, proprio perché allora la gente stampava senza numero perché non riusciva a governare che dinamica, qua si arrangiava la copisteria. Dopo magari sbagliava l'ordine delle pagine perché è pericolosissimo quello, e venivano fuori di qui strafalcioni incredibili. Ecco, non è. Conviene farci male con gli stili di pagina. Perché in realtà, come noi di solito sbagliamo a cominciare a scrivere sbagliato mettendo stile di carattere predefinito, anche qui noi avremmo già sbagliato mettendo stile di pagina predefinito, perché di solito questo stile qua è meglio non usarlo mai. Ok? O almeno adesso vediamo qua com'è la situazione. Vedete che sarebbe già predisposto uno stile che si chiama prima pagina. Quindi io in effetti sono in prima pagina, applico lo stile prima pagina. Lo stile prima pagina non prevede intestazione e piedi pagina, ma purtroppo questo stile, vedete, va bene e termina qui. Dalla pagina successiva ritorno ad avere stile di pagina predefinito. C'è un piccolo problema. Se io adesso qua imposto un altro stile, tipo, non so, vediamo qua, pagina sinistra, vedete che purtroppo cambia anche la pagina sopra, la prima pagina resta indenne, no, purtroppo vedete qua anche la pagina sinistra si propaga alla prima pagina, insomma comincio ad avere problemi di controllo di questa dinamica, perché io imposto pagina sinistra destra e lui in automatico alterna lo stile pagina sinistra pagina destra. Come faccio a staccare in maniera efficace le pagine? Lo faccio con le interruzioni. Le interruzioni sono evitare che le persone, quante volte avete visto persone che dicono ok, voglio andare a capo, no, vietatissimo, eppure penso che le abbiate viste tutti i giorni, gente che va a capo dicendo sì, così, a posto, vediamo un altro po', ok, no, gesonti, no. Dopo i sedesmente che descrive una roba qua e la pagina dopo comincia a metà pagina, succede cose tutte. Ecco, queste cose non vanno fatte, non vanno mai fatte. Verbotem, perché sempre fa parte della famiglia degli errori dei paragrafi vuoti. Piuttosto io inserisco un'interruzione. C'è l'interruzione di pagina. Questa qua è l'interruzione di pagina, quella più semplice che resta nello stesso stile. Non serve a noi adesso questa. Vado nelle altre interruzioni, qua ci sono addirittura le interruzioni manuali di riga, che io chiamo anche invio non invio, perché esiste il tessuto non tessuto, il talco non talco, esiste anche l'invio non invio, l'interruzione di colonna oppure la generica interruzione manuale. Andiamo a vedere proprio questa in tutto il suo splendore, perché effettivamente qua controllo che io voglio finire una pagina lì e soprattutto forzo quale sarà lo stile della pagina successiva, ok? Io metto a posto una pagina a destra e vediamo il comportamento qua. Posso decidere di cambiare il numero della pagina? Ale, l'invio in più glielo perdono, lo recupero così. Tanto si vede che c'è questa righetta blu che visivamente mi dice uè ragazzo, qua hai messo una separazione voluta. Il vantaggio qui è che se io aggiungo altre robe,
lui non si muove. Ok? Avendo messo che questa è una pagina a destra, vediamo come si comporta con questa disposizione di pagine, secondo voi? È comparsa una pagina vuota. Adesso non so perché è comparsa lì, non avrebbe proprio... Ah, perché sono stato un macaco. Ho sbagliato il salto della pagina. Adesso lo vedo, adesso lo castigo. C'è qualcosa che non va. Ho una pagina vuota e non so perché. Adesso andiamo a governare un po' la cosa. Secondo me il problema è questo. Io ho messo questo che è una pagina a destra, vero? Però non avevo impostato questa di nuovo come pagina a destra, era rimasta una sinistra, per cui a questa gli riassegno lo stile di prima pagina. A questo adesso ho lo stile pagina a destra e la pagina a sinistra. Nella visualizzazione con i grandi numeri, attenzione, che lui mi prevede che siccome poi ricomincio con una pagina a destra, è prevista la pagina vuota. Ta-ta-ta, 8 pagine, un inganno. Ci siamo? E questo è comodo perché adesso io posso dire, va bene, e recuperiamo le intestazioni piedi di pagina di prima, e però adesso ci andiamo di gusto. Perché ci andiamo di gusto? Perché vediamo un po' qua cosa succede. Allora, piedi pagina. Vedete che qui non è più comparso solo che una casellina. Posso decidere che la mia riga di intestazione compaia o meno in questi stili. Io posso dire compari qui e compari anche qui. Stesso per il piedi pagina, compari qui e compari anche qui. Tuttavia vi faccio notare che sono vuote, perché effettivamente il piedi pagina e intestazione sono dei contenuti legati agli stili di pagina. Quello che c'era prima comparirà solo se io abbino lo stile di pagina a stile predefinito. L'unica cosa che per pietà si è tenuto è la righetta. Quindi posso capire che anche qui bisogna stare un po' attenti agli stili intesi come stili di paragrafo, perché effettivamente, vedete, intestazione aveva intestazione e riga di intestazione a destra e riga di intestazione a sinistra. Vuol dire che io prima, settando la righetta su intestazione, la righetta è stata ereditata da questi due sottostili, come che la righetta alta del piedi pagina è stata ereditata. Ma giustamente gli aspetti di cosmesi li eredita, i contenuti no. I contenuti no. Però questo ci dà la buona opportunità per fare una roba del genere. Notare che se io scrivo sul piedi pagina sinistro, non mi compare nulla sul destro, sono differenziati. Quindi qua posso fare veramente il ganzo e mettere il numero di pagina qua, di qua e qua dall'altra parte. Quando voi vedete che uno mette sempre il numero di pagina al centro è perché questo trucchetto qua non lo conosce. Sì, o perché Elena è in copisteria, chi ha messo la copisteria il numero, ok? E che tutto sommato allora uno così può anche rendere più snello l'elemento del piedi pagina di intestazione, perché non mette tutti i dati ma li mette o a destra o a sinistra alternando sulle pagine, e lo stesso dicasi anche qua. Io qua posso mettere Claudio Brazzale di qua e mettere il titolo del documento GPL V3, non qua ma tattà, paio di tabulazioni. Effetto finale, oilà, Claudio, attento, qua fette. Eccolo qua. Adesso naturalmente qua non ho capito perché lui non mi collabora con questa roba qua. Però
Adesso vedo che il libro si compone con le giuste alternanze. Addirittura sono andato in pagina 9, quindi no, ho una pagina in più, non va bene. Chi aveva osato arrivare fin qua, finora, con i documenti? Nessuno? Boh, sono contento, vuol dire che sono arrivato fino a questo punto. Allora, altri elementi di cui potrei essere interessato dal momento in cui magari io propongo dei contenuti tecnici è le sezioni di testo preformattato, ok? Per esempio, gli alunni di quinta mi dicono fa vedere i passaggi e loro mi fanno di quelle robe, delle fotografie delle shell nere che poi gli svalangano, che è una caterba di inchiostro ed è brutto da vedere. No, ragazzi, no, piuttosto invece di fotocopiare l'immagine dei terminali, se mostrati i passaggi, fatevi furbi, fate un copia e incolla di caratteri secchi e usate un tipo di testo preformattato. Anche se il testo preformattato serve per derivare, non so, fare l'esempio di uno scontrino o di una vecchia stampa, io potrei dire non c'è nessun stile qui che soddisfa la mia necessità di riportare un terminale. Ok, me lo faccio io. Decido il testo da cui derivarlo e faccio il nuovo stile. Questo stile lo chiamo terminale. Il stile successivo sarà sempre terminale, è eredito dal testo preformattato, rientri spaziature, vediamo qua cos'è, facciamo che non aggiunge spazi tra i paragrafi dello stesso stile, ma mi separa il mio terminale, no, mettiamo mezzo centimetro sopra e sotto, dai contenuti che riporto. Magari non voglio che il terminale sia tutto pieno, ma così. Anche se è un po' falso, me lo metto un centimetro e mezzo e là, no, questo è prima e dopo il testo, in modo che me lo inquadra un po' più piccolino, vi faccio notare che lui mi fa già un'anteprima di quello che sarà la sua parvenza finale. L'allineamento qua mi va bene a sinistra, che non faccia danni terminali che si spampinano. Flusso del testo mi va bene, bah, lasciamo così. Tipo di carattere, beh, dai, usiamo un po' più grande, giusto per fare una variazione sul caso. Magari non mi piace il Liberation Mono, cerco un altro carattere monospaziato, tipo il Bitstream, Vera, Sans, Mono, insomma, quello che voglio io. E se io voglio addirittura che mi simuli il terminale alla vecchia maniera, posso pensare di fare l'area di colore. Adesso proprio nero nero, magari no. Facciamo il grigio scuro, però il tipo di carattere. Allora, vediamo qua l'effetto del carattere. Vediamo cosa viene fuori in automatico, così per tranquillità, vediamo cosa ne compare. Il mio nuovo stile, l'ho già perso, eccolo qua, testo preformattato, eccolo qua, no, secondo me dovremmo marcinarci sopra. Qua potrei far finta di fare utente chiocciola macchina due punti dollaro PVD, eccolo qua. Prendo questo paragrafo qua, lo metto di tipo terminale. Ecco, devo un po' migliorarlo. Questo qua posso dire, vediamo qua. Intanto facciamo finto allora che gli effetti caratteri lui mi metta in un bianco candido. Vediamo poi nella gestione del rientri e spaziature, a me farebbe comodo pensare che tutti quei elementi lì, vediamo, non mi ricordo più dove sono sul flusso del testo, no? Ci si perde un po' qua, quindi bisogna andare un po' a spanne nel vedere dove mettere cosa. Ecco, spaziatura interna, potrebbe essere questo quello che fa per me. Vediamo se è quello che fa per me. Sì, è quello che fa per me. Ecco che con gli stili, adesso è utente macchina che no, non mi piace, lo scrivo normalmente qua. Utente, chiocciola, macchina, faccio freccetta così lui non fa niente. Ecco che simulo il copia e incolla ad un terminale. Ok? Eventualmente se voglio fare stile retro dei libri degli altri tempi, eccolo qua, faccio anche il bordo nero magari un po' più ispessito e ci faccio anche l'ombretta grigia, eccola qua. Sapendo che se io continuo a scrivere, per esempio utente chiocciola macchina,
muscola, LS, e qua faccio puntini, puntini così. Se poi non mi piace, vedo che è troppa spaziatura, faccio ancora tempo a ricalibrare tutta sta roba qua. Per esempio, no, l'ombretta fa schifo, va bene, troppo spazio in giro. Vado in sincrono a 0,4. Ecco che il mio finto terminale fa la sua porca figura. Un altro esempio riguarda per esempio le citazioni. C'è citazione qua? No, non mi sembra che ci sia citazione, didascalia, destinatario. Testo citato, ecco, non c'è. Testo citato, anche qui un testo citato. Per un punto, Martin perse la K. Citazione. Ecco che questo testo citato, all'inizio uno dice, vabbè, è messo lì senza un perché, un per come. Uno può pensare di abbellirlo, può abbellirlo pensando che un testo citato potrebbe avere, vediamo, una sfumatura, c'è una sfumatura un po' bislacca? No, lasciamo stare, niente sfumature, niente bitmap, niente colori, se no un colore proprio tenue, 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 vediamo con un geletto che secondo me non, dopo non è tenue, allora facciamo sto giallo qua. Uno potrebbe dire, va bene, l'allineamento lo mettiamo centrato come citazione, lo lascia comunque con un bordo di un colore, magari anche un bordo doppio, ma di colore, no, una roba che non ha senso, con la giusta distanziatura dal testo. Vediamo come esce. Manca qualche elemento, ma la mia citazione è abbastanza fatta. Cosa mancava? Il bordo. Ho selezionato il tipo del bordo, vero? Ma non il fatto che ci fosse un bordo. Genio anche a me. Se io non faccio così, non esce niente. Io potrei pensare anche che il tipo di carattere poi sia in corsivo. Eccolo qua. Ed ecco che io quando devo fare una citazione, questa mi compare in questo modo. Faccio notare che la citazione prevedeva già di suo una spaziatura di un centimetro con il resto. Se uno si accorge che poi va a stridere, per esempio, col terminale di prima, perché mezzo centimetro graficamente disturba, diciamo, l'inquadratura della pagina. O uno a seconda, quindi va uno e mezzo, o uno radicalmente rovina, nel senso 5 e 5, va benissimo anche così. Questa occasione mi è buona per mostrarvi la famosa interruzione di riga senza interrompere la riga. Se uno fa shift invio, faccio notare, adesso faccio un po' di zoom per enfatizzare la cosa, vedete che al posto del fine del paragrafo col shift invio viene fuori questa semplice freccetta. Questa freccetta è un'interruzione di linea senza interrompere il paragrafo. Utile quando si scrivono le poesie, per esempio, in cui uno inquadra tipo il corpo del testo, all'interno della strofa resta all'interno con le spaziature fisse, poi uno dalla fine del paragrafo finisce la strofa, prevede la spaziatura e salta alla strofa successiva. Come va? Tutto bene? Convinti? Allora, uno potrebbe dire, sta roba qua le imbustiamo? Imbustiamola. Imbustiamola. Come facciamo a imbustarla? Inserisci interruzione manuale e lo stile successivo voglio che sia, dov'è la busta qua? Busta. Busta. Trichete. Questa è la mia busta, nel stesso documento. E eventualmente adesso non so bene come si faccia, ma perché non ho mai avuto l'occasione di farlo. Però uno effettivamente in questo modo intanto capisce che può prevedere che alcune pagine del suo documento abbiano orientamento diverso. Se uno ha una tavola tecnica redazione, a un certo punto fa un documento che lui lo vede dritto senza che sia effettivamente stato capovolto con qualche stratagemma, l'immagine falsa ruotata, tutte quelle robe lì che compensano l'incompensabile.
Nello stesso modo io faccio la busta, poi io decido come stampare. In teoria, se il driver di stampa col controllo, adesso non so nemmeno questa busta qua, cos'è, se è una Monarch o altre cose, B6, c'è tutti i suoi formati strani, le buste, se la stampante ha il cassetto 1 con gli A4 e la busta 2 con il cassetto con le buste, lui in teoria stampa e lui stampa tutto giusto. Quindi le buste dai buste e i fogli dai fogli, che è una bella cosa. Logico che anche qui uno potrebbe prendere la buona occasione di dire ok, se c'è il mittente e il destinatario, vediamo cos'è, proviamo a impostarlo. Mittente Claudio Del Lug, Vicenza, luglio, ho scritto luglio, che tristezza. Ecco, una busta così da criminali naturalmente, per cui uno può pensare, ma sta busta qua, forse è meglio che la ritocchiamo un attimo. Questa busta qua, come è fatta, come la voglio? È una pagina, ha una C6/5, ok, larghezza, nessun margine, beh insomma, sa di C6, ma fino a un certo punto, mezzo centimetro di margine in giro, possiamo darglielo. Ok? E già qua viene fuori così. Per il destinatario uno può decidere se andare con le colonne o fare robe strane. La cosa che consiglio io è quello di sperimentarsi una cornice. Se io faccio inserisci una cornice che viene chiamata qui casella di testo, ecco adesso l'ho già persa, la cornice vuota si autoestingue. Inserisci casella di testo. Amici del touchpad, non oggi. Inserisci, ce la farò al terzo tentativo? Non ce la faccio. Allora faccio il trucco corollario. Destinatario. Seleziono e poi faccio inserisci. Casella di testo, no, adesso me lo fa, si vede che io come pigiavo non va bene. Ok, questa è una cornice generica, adesso al suo interno io devo capire sempre come entrare, come uscire col doppio clic, devo decidere anche qui se abbinarci lo stile destinatario e poi di conseguenza fare il testo più o meno grande, e di fatto poi ho questa cornice. In realtà questa cornice a sua volta, dal momento che esco dalla cornice, posso capire che posso abbinargli uno stile, come che per esempio posso prendere un'immagine e fare in modo che quei parametri tipici dell'immagine, tipo il contorno, come è fatto intorno, se va a sovrapposizione, se deve avere un bordino, un'ombra, invece di deciderlo immagine per immagine, clicco sull'immagine, stile di immagine e sono a posto. Adesso facciamo l'esempio del stile di cornice, vediamo qua cosa c'è da scegliere. Noi proviamo a fare la cosa più semplice per capire se lo stiamo rovinando bene. Un bel sfondo. Non è questa la cornice che intendavamo noi, oppure semplicemente dobbiamo abbinargli lo stile. No. Formula etichette. No, non è sotto il mio controllo sta roba qua. Posizione, punti, linea, area, ancoraggio. A linea disponi, didascalia. No, questa casella di testo non è una cornice e non so come governarla. Una cosa è sicura. Ne approfitto di questa cornice per farvi vedere che qui compare una piccola ancoretta. Il classico dilemma che io prendo le cose, le muovo e queste vanno e danzano in giro dappertutto. Allora, ancoraggi. Quattro tipi di ancoraggi ci sono di solito. Alla pagina, al paragrafo, al carattere o come carattere. Allora, io adesso faccio un piccolo furto. Mi salvo questa immagine qua, me la metto nei documenti. Per esempio, andrebbe nelle immagini, ma insomma, me la metto qua e me la metto qua. Vediamo come mi conviene inserire questa piccola immagine. Fa l'esempio con l'immagine, forse è più opportuno.
Documenti. Nina né. Allora, Nina né. Se fai copia e incolla, tu decidi comunque che la tua immagine starà sempre e viene salvata con il documento. Se tu fai inserisci così, puoi scegliere due opzioni. O di inserire come ho fatto io adesso e comunque resta dentro il documento, oppure puoi scegliere di inserirla come collegamento. In questo modo la tua immagine non viene incorporata nel documento, resta esterna, quindi il tuo documento te lo porti a spasso più leggermente, oppure fai il manuale della macchina, hai 20.000 foto di fianco, non sei così sadico da farti il documento che è dentro a tutte le immagini, quindi viene fuori una roba megalitica. Hai l'accortezza di tenerti le immagini nella stessa cartella del documento, le inserisci come collegamento e tieni le due cose separate. Lui farà il merge finale o in fase di stampa o in fase di esportazione come PDF o altro formato. Proviamo a inserirla come collegamento. Il file non sarà memorizzato il documento, ma solamente collegato adesso. E si vede che qualcuno ha protestato, quindi hanno detto: mi meglio mettere il disclaimer. E poi succede che qualcuno porta i documenti, lascia le immagini come hai detto te e si trova tante famose crocette rosse di una volta. Allora. Questa cornice qua io potrei cominciare già a dire linea di qua, fai di là. No, 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 attenzione. Usiamo direttamente lo stile di cornice. Se a me piace che la mia immagine sia una specie di titolo, io decido qui. La mia immagine, ereditato da nessuno, decido qui che la mia posizione sarà per esempio al centro della mia area del paragrafo. In automatico. Decido da solo se voglio che sia allineata eventualmente verticalmente, se dentro una tabella, eccetera, eccetera, ma soprattutto lo scorrimento anche. Ottimale vuol dire che il testo ci va incontro. Nel mio caso non voglio nessun scorrimento, metto niente. Se io non voglio il testo troppo vicino, qui gli creo il margine e tutte le immagini che inserisco avranno queste parametrizzazioni. Quindi tutte le immagini che inserisco saranno fatte così. Volevo vedere un'ultima cosa, però non so se questa cosa la decido a livello. Allora, allineamento, no, non è qui. Macro, no, colonne, lasciamo stare. Bordi, anche qua volendo uno può metterci il bordo, l'ombra, tutte quelle cosette lì simpatiche, trasparenze da sovrapporre. E, o meno, il gioco è fatto. Comunque vi dicevo, l'ancoraggio, no, si vede che l'ancoraggio non fa parte della modalità della decisione dello stile. Io qui, mettendo ancoraggio al carattere, succede che io mi muoverò assieme a Brett Smith. Se io qua inserisco una riga in più, la mia immagine segue Brett Smith in basso. Se io muovo così, vedete che lui mi segue il formato di Brett Smith. C'è la possibilità, dove è plausibile, di spostare l'ancoraggio. Prendendolo, se lo metto così, adesso qua poi devo decidere come ricasticare l'immagine e uno già qua gli va in disgrazia la gestione delle immagini. Perché? Perché io sto cercando di fare una cosa che in realtà non è quella più indicata con l'ancoraggio al carattere. Io, mettendola qua come fosse una parte integrante del testo, voglio che sia ancorata o al paragrafo, per cui io mi punto sul paragrafo che c'è qui e quindi io ho il controllo dell'immagine, oppure, che potrebbe essere una cosa anch'essa apprezzabile, come carattere. E in tutto per tutto, adesso ho esagerato, questo qua è un carattere a tutti gli effetti. Allora, questo tipo di ancoraggio come carattere per le immagini magari è un po' una forzatura. Di solito ancorato come paragrafo va benissimo. Vale la pena, secondo me, percepire come ancorato al carattere gli elementi in mente cornici che sono di tipo formula. Ok? Adesso, supponiamo che noi vogliamo fare una bellissima formula qua, inclusa dentro il testo.
Io posso fare l'inserisci formula. Ecco, io sono particolarmente affezionato, se lo trovo, sì, di inserire le formule con LibreOffice. Perché? Perché questa è la stessa modalità con cui si facevano le formule col famoso WordPerfect 5.2 di cui vi parlavo all'inizio, che mio babbo aveva comprato con un solo obiettivo, riuscire a fare le carte intestate, no, le carte bollate con la distanza di 1 cm, cosa che con nessun altro programma all'epoca riusciva a fare. Triste pensare a comprare un programma per una sola caratteristica, ma all'epoca. Ecco, per scrivere le formule qua non si va in maniera visuale come la concorrenza. Le persone odiano scrivere inizialmente le formule così. Quando capiscono il sistema e ci prendono gusto, vanno spedite. Perché io posso scrivere x uguale 1 over x meno 2. Dov'è la mia formula qua? Eccola qua. Voi direte, come faccio a ricordarmi che over è la linea di frazione, che la graffa è il raggruppamento senza mettere le parentesi di un blocco, perché se io faccio senza viene fuori x over 1 over x meno 2, che è una formula diversa? Beh, semplicemente cominciando a scriverle, uno poi quello che deve usare lo impara e lo sa riconoscere. Quello che non sa imparare, di fianco, non so a che versione l'ha introdotto qua, c'è tutto. C'è tutto come prototipo schema. Faccio un esempio. Operatori. No, butta roba gli operatori. Le relazioni, eccole qua. Faccio un'induzione. Ecco, dr arrow, questo qua è il primo segnalino. Qua metto, funziona. Ok, e ho le mie formule. Le prime volte io andrò su e giù per il menu, imparerò le varie scrittine, saprò cosa fare. Per esempio, se voglio fare una moltiplicazione, per esempio faccio A C dot G e ho il puntino centrale tipico di matematici che scrivono le formule quando fanno così e non vogliono fare il monomio, e qua viene fuori la formuletta giusta. Ecco, di solito le formule nei testi over. Giusto per essere, io non mi ricordo come si fa la radice quadrata. Andiamo qua, operatori, no, o sì, qua in giro la radice, no. Qua abbiamo anche i simboli matematici più accattivanti. Attributi, no, funzioni, ma non, sì. Funzioni, esatto. SQRT, ok, uno se lo ricorda, x alla seconda meno z alla seconda. Chissà che razza di formula assurda è questa, non ha nessun significato, però inserendola come carattere ho il vantaggio anche che essa domina l'altezza di quella riga relativa, mettendo la giusta spaziatura. Se io invece ho bisogno della famosa formulona, io potrei pensare di scrivere la mia formula. Ecco, la seconda modalità per scrivere le formule più rapide è quella di cominciare a scriverla già qua. Quindi uno scrive T, anzi S0, però qua uno combatte con le maiuscole e le minuscole che non collaborano, uguale, anzi S uguale S0 più V C dot T più 1 over 2 C dot A C dot t elevato al quadrato, seleziona tutto, inserisci formula, lui non passa attraverso la formula, me la trasforma in diretta. Volendo questa, potrei dire, sto paragrafo qua, siccome è la formulona, ecco, non sarà proprio il testo citato, ma mi faccio una roba tipo formula importante, no? Formula di chiusura, un'altra roba. E anche questa potrebbe avere la sua dignità, come è scritta lì, ad esempio, tutto facilmente manovrabile. Io direi che a questo punto quello che dobbiamo dire l'abbiamo detto, abbiamo fatto che la busta. Ah, l'ultima cosa, l'ultima cosa, l'ultima cosa. Perché chi fa le tesi, poi l'errore più frequente è che poi c'è il famoso indice in cui le pagine poi non corrispondono effettivamente ai capitoli.
Classico, guarda qua, pagina 36, no, no, è 37 perché ne risistemazioni, ne slittamenti vari, tutto è andato in malora. Se noi abbiamo fatto una roba con gli stili, si arrangia lui a fare l'indice. Si arrangia veramente lui a fare l'indice, appena riesco a capire come fare. E eccolo qua, e inserisci attestazione dove indici qua. Indice generale e indice analitico. Mi viene fuori questa finestra qua. Lui giustamente mi dice, le voci, quei livelli, sono abbinati degli stili. Basta. Fatto. Ok. Fatto l'indice. Lui ha usato i tabulatori con riempimento qui, per esempio. Lui, dal momento che ho usato stili diversi, titolo 1, titolo 2, titolo 3, potrebbe indentarlo più o meno a destra. Questo è un esempio stupido in cui non viene fatto niente. Faccio delle modifiche, poi faccio aggiorna indice, lui se lo ricalcola, lo aggiorna ed è a posto. Viene fuori sempre con questo sfondo perché è un testo sempre non di nostro controllo, un po' come il numero della pagina, per cui non posso modificarlo direttamente perché lo governa lui. Andiamo a vedercelo qua in anteprima. Guida rapida GPL, la nostra copertina con la prefazione e tutto quanto. Ho la mia pagina vuota, ho le mie pagine scritte più o meno benine e alla fine ho la busta a parte. E qui, no, il touchpad stasera non mi è di aiuto. Andiamo con i vecchi metodi. Neanche i vecchi metodi sembrano essere. E questo è il mio bel caro indice, sistemato già in automatico. Bon, volendo ci sarebbero da dire tante tante altre cose, volendo, però penso che sia la giusta serata questa per dire scopriamo questa modalità, vale la pena se si gestiscono documenti lunghi, lo sforzo iniziale di decidere di prendere conoscenza, perché aprire le caratteristiche di uno stile, star lì a passare tutte le opzioni di ricerca è una rottura di scatole iniziale che effettivamente pesa, però è un investimento che si fa una volta sola. Una volta, o comunque si impara dopo a farlo, si fa il proprio prototipo, lo si salva come modello, lo si riutilizza quando si vuole e poi tutto quanto viene fuori a regole, a puntino per fare tutto. Dopo, quando ho finito e voglio vedermelo così, tolgo i caratteri non stampabili e il gioco diventa anche più vivibile direttamente in editing WYSIWYG. Se devo fare la stampa e temporaneamente non voglio avere i terminali, le macchiacce nere, avete capito che basta cambiare anche abbastanza temporaneamente lo stile, che ho mettiamo così, tipo di carattere, no, l'effetto del carattere, invece che bianco lo mettiamo grigio scuro, to, giusto per fare il delicato, ed ecco che il mio terminale compare diverso. Finisco la cartuccia del rosso e cambio il bordo di questa. Sempre che a stampante stampi con l'incrocio che non ha cosa che non è del tutto scontata. Signori, direi che 23.03 ho sforato di 3 minuti. Basta, basta. Bene, allora come... Troppo gentili.